In Dio siamo più che vittoriosi. In Dio siamo più che vittoriosi. Benvenuti a tutti. Salutiamo anche i fratelli e sorelle che ci seguono da casa. Siamo nell'anno della vittoria. Ho combattuto la buona battaglia, ho vinto la corsa e ho mantenuto la fede. Queste tre cose. Dobbiamo imparare le regole della vittoria. Dobbiamo imparare tutte quelle regole date appunto dalla parola di Dio per essere vittoriosi, per imparare a pregare bene, ma anche a pensare, parlare e agire bene. Avevamo iniziato il 14, due settimane fa, come passa il tempo. Eravamo giovani, avevamo 14 giorni in meno, ma non sapevamo ancora alcune cose, quindi siamo più giovani adesso. La leggenda del salice. Il salice cosa fa quando arrivano i pesi, il peso della neve? Si piega e poi si rialza. Chi invece è rigido? Si spezza. Chi è rigido? Voi come siete? Siete dei salici? No, non troppo piangenti. Questo non è un salice. È un salice di quello, come la maggior parte degli alberi, che tiene verso i rami, verso il cielo. Si piegano un attimo perché arriva il peso, ma per rialzarsi. Ci si piega solo per lasciare andare, per dire a Satana: to, prenditi i tuoi pesi, perché io appartengo a Dio. Così dovremmo fare, così dobbiamo imparare a fare. Come facciamo a sapere se siamo dei salici o se siamo gli altri alberi rigidi? Se siamo vittoriosi, se nelle situazioni riusciamo a stare bene perché abbiamo imparato quello. Non significa che quando arriva il peso immediatamente, ma significa che stiamo imparando appunto che quando arriva il peso, quando arriva una prova, quando arriva una situazione difficile, sentiamo questo carico, puntiamo lo sguardo subito su Gesù e non su quello, e puntando lo sguardo su Gesù lasciamo andare per poi di nuovo rialzarci ed essere più che vittoriosi. Nella debolezza umana c'è la potenza divina, nella potenza divina c'è quindi la nostra realizzazione. Abbiamo visto soprattutto, dice, non conviene vantarsi se non delle nostre debolezze. Avete trovato tre debolezze? E avete trovato nove belle cose? Licenziati, rimandati a settembre, eh? Ma ci sono, voi sapete che ci sono più cose belle che brutte? Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? È mezzo pieno e mezzo vuoto? Dipende come lo guardi. Dipende se guardi il mezzo vuoto e pensi che quel mezzo vuoto ti serviva. Magari c'è tutto nel mezzo pieno. Magari è tutto lì e tu continui ad aspettare una cosa che ce l'hai già sotto gli occhi o magari è mezzo pieno e c'è una sorgente di fianco e la puoi di nuovo riempire, ma noi rimaniamo lì. Ecco che quindi dobbiamo proprio imparare ad alzare lo sguardo verso Dio. La scorsa volta abbiamo visto che la debolezza diventa potenza, dobbiamo crederlo. Ecco l'esercizio dei difetti e dei pregi. A cosa diamo autorità? Se noi continuiamo a guardare quella cosa, aumenterà sempre di più. Cosa significa? Che se abbiamo un difetto non lo guardiamo? Certo, lo guardiamo, ma con l'aiuto di Dio impariamo a vedere tutte le cose che possono venire fuori. Fra l'altro noi dovremmo fare ancora una distinzione fra difetto e limite. Il limite è quella cosa che è umana. Il difetto va combattuto, diciamo. Tante volte il difetto corrisponde anche al limite. Non si sa se la spina nel fianco di San Paolo era un difetto o che cos'era, ma va vinta il difetto. Il limite va spostato piano piano con la grazia di Dio. Se spostiamo il limite non avremo più limiti. Poi abbiamo iniziato con la storia di Giacobbe, ve la ricordate?
l'avevamo lasciato. Ok, andiamo indietro solo di due. Ricordate che incontrò Esaù e gli disse: partiamo, mettiamoci in viaggio, io camminerò davanti a te. Se avete fatto anche gli esercizi di Telegram in queste mattine, c'era il tu stai seguendo, avete schiacciato, cliccato anche. La maggior parte di persone dice che si sta facendo guidare da Dio, alcuni dicono che vorrebbero ma non riescono ancora, altri che proprio non lo capiscono bene. Dobbiamo imparare proprio a seguire Dio. Qui Dio manda Esaù a dirgli: vieni dietro me. E Esaù dice: no, farò di testa mia. Poi gli dice anche, ve lo ricordate, almeno permettimi che io ti lasci parte del mio esercito. No, non ti preoccupare. Che orgoglio, che orgoglio. Non ti seguo e faccio basto a me stesso. E così ritornò per conto proprio, dice. In quel giorno ritornò per conto proprio. È quello che va a messa la domenica mattina, però poi non prende niente e torna per conto proprio, non seguendo quello che ha ricevuto, quindi non segue Gesù ma torna per conto proprio pensando di farcela. Nonostante che Dio ti ha parlato durante la messa, tu non l'hai preso e quindi ritorni per conto tuo e pensi di farcela da solo. Ok, 28 gennaio 2020. I nostri limiti. Vediamo ancora un attimo, voglio spiegarvi ancora qualcosa sui limiti che non ci devono spaventare, perché non sto parlando di difetto ma adesso di limiti. La nostra pelle è un limite, ci delinea, è il limite del nostro essere. Ed è una cosa negativa? No, se non ci fosse perderemmo sangue, moriremmo, fa anche da barriera a quello che viene dall'esterno. Quindi questo limite ci serve, e attraverso anche questo limite noi entriamo in contatto con gli altri. Vedete quante cose belle da un limite? Limiti di velocità. Che barba! No, aiutano, dovrebbero, se rispettati, limitare gli incidenti, quindi sono una cosa buona. Imparo la pazienza. Non siamo spirito, dobbiamo attendere. Mentre magari sono lì e sto aspettando in coda o altro, posso usare il tempo per pregare, per ascoltare una catechesi, posso fare tutte queste cose. Per qualcuno magari sapere che ci sono limiti altri li fa andare a piedi, in bicicletta, in treno. Che bello, quante cose un limite può portare. Ti insegna che magari devi partire prima al mattino, se... Quante cose un limite, appunto, può portare di benedizione. Il limite di sopportazione, non avete mai sentito la parola sopportazione? Voi non avete questa cosa, quindi non c'è limite nella vostra sopportazione, giusto? Non vi arrabbiate mai, giusto? Ecco che questo limite a volte ci fa vedere la nostra debolezza, ci arrabbiamo per poco, ahia, il mio limite è proprio basso. Il limite della nostra sopportazione magari ci fa dire anche di no a qualcuno, cioè a un certo punto dici no, basta. Se invece continuassi sempre a sopportare e l'altro ti demolisce, qualcuno appunto continua, quella non è la misericordia di Dio, non è neanche porgere l'altra guancia. Lì significa avere paura di perdere qualcuno e di non dire di no. E invece se a un certo punto arrivi al limite di sopportazione e dici basta, basta. Quindi il limite porta anche una grazia. Il limite ci fa chiedere aiuto agli altri, ci fa entrare in relazione con gli altri, ci fa magari scoprire altri modi per arrivare alla soluzione di quella cosa. Quante belle cose, avete visto? Da un limite quante cose possiamo vedere. Oh, un altro limite, il limite dell'età della vita. Sapete che prima o poi moriremo? Non passeranno 100 anni che siamo tutti morti. Non passeranno 100 anni. Che bello. C'è un limite del tempo che vivremo qua, lo sapete? Invece viviamo come se fossimo eterni qua.
ma non pensiamo mai all'eternità. Ecco che il limite del tempo, soprattutto per chi ha, ha la grazia di diventare diversamente giovane, a un certo punto se ne rende conto, quando inizia a avere qualche acciacco o qualcosa. Oddio, non li vorrei avere. Invece quel limite inizia a farti rendere conto forse che devi iniziare a tirare giù le somme. Ti fa capire, io ho lavorato con gli anziani nella clinica di riabilitazione, che magari appunto hai sempre fatto tutto, adesso devi accorgerti che devi lasciare il posto a qualcun altro, devi insegnare qualcosa agli altri, devi comunicare qualcosa agli altri, devi farti aiutare da qualcun altro. Il limite magari ti fa vedere quante grazie hai avuto fino adesso e non hai mai detto grazie. Dei novantenni, Massimo, non ero mai entrato in ospedale, guarda qua, e ringrazia Dio che fino a 90 anni non sei mai entrato in ospedale al posto di vedere che adesso sei in ospedale. Ma dico io, cioè vedi che non vuoi avere il limite? No, il limite è anche quello, ti fa rendere conto di tante cose. Ben venga quando ci accorgiamo dei nostri limiti, e quindi anche quel limite è una bella cosa vissuta in Dio. Anche la morte, che poi è il limite, ci aiuta. Il limite dell'essere umano, se noi guardiamo le galassie, se guardiamo tutto quello che c'è, vediamo veramente che siamo piccoli. Eri piccola? Così. Eppure il salmista dice, dice che cos'è l'uomo? Cioè, se pensi a milioni e milioni e milioni di galassie, di tutto, di, cioè veramente siamo 0,00000, eppure l'hai fatto poco meno di Dio. La nuova versione, la piena traduzione dice poco meno di Dio con la D minuscola. Bellissimo scoprire la grandezza di tutto, scoprirti piccoli, così piccolo, ma allo stesso tempo scopri che se sei in Dio, sei figlio di Dio. Che bello renderci conto di tutto questo. Ci siete? Il limite ci fa rendere conto di chi siamo, quindi non è una cosa brutta. Ci spaventa? Sì, senza Dio. Sì, se non pensiamo bene a quelle cose. Sì, se siamo ancora sotto l'influsso di questo mondo che dice che devi essere perfetto, che di qua, che di là, che su, che giù, che devi, soldi, questo, bellezza. Il mondo veramente distrugge le persone. Distrugge le persone. Il principe di questo mondo, della mondanità, appunto, sappiamo che è il diavolo, usa mass media e tutto il resto, le mode, per far vivere delle cose che hanno dell'assurdo, che fanno solo male. Che fanno solo male. Invece quando noi scopriamo il limite, subito ci fa un po' male, ma poi ci fa del bene, perché così almeno ci ridimensioniamo, forse diventiamo umili, humus, terra, quello che siamo, e allora quando la terra si mette nelle mani di Dio viene plasmata, viene innalzata. Quindi i nostri limiti impariamo a vederli e a viverli con Dio. Chi è il più forte? Adesso vi faccio qualche domanda. Chi è il più forte? Chi perdona o chi mantiene la rabbia? È più forte chi perdona? Ma il mondo dice no, devi farti valere. Chi è il più forte? Chi è che sta bene quindi? O chi invece è arrabbiato? Chi è che sta bene? Chi perdona. Ping, bravi. Chi è il più forte? Quello che vuole giustizia a tutti i costi o quello che sa far vincere la relazione anche se può, addirittura sentivo, chiedere perdono anche se ha ragione? Cioè io potrei avere ragione, chi è il più forte? Quello che sa far vincere la relazione? Non è l'altro che vuole giustizia a tutti i costi? Perché è giusto. Vive bene quello che continua a inseguire questa giustizia? Fa dei danni a lui e a tutti gli altri. E invece chi fa vincere la relazione, alla fine poi sta bene, rientra nella relazione, Dio si rimette in mezzo al posto del diablo che divide. Vedete come
Diavolo e Dio hanno due logiche diverse nella fortezza, la fortezza di questo mondo o la fortezza di Dio. Altra domanda, chi è il più forte? Quello che attende sempre che gli altri fanno il primo passo o chi sa fare il primo passo? Chi è il più forte? Voi siete forti? Avete già questi muscoli spirituali di dire, vabbè, faccio io il primo passo. Vabbè, Sara, faccio io il primo passo. Ma perché devo di nuovo farlo io? Fare il primo passo non significa abituare l'altro al vizio, eh. C'è anche una sapienza in questo, però noi aspettiamo sempre che siano gli altri a cambiare per poi cambiare. Se l'altro, allora io. Ma questo rischia che morì sulla lapide, c'era scritto, e continuava ad aspettare l'altro. E l'altro non ha cambiato e lui è morto. Quindi a volte ci conviene fare il primo passo. Chi è il più forte? Costa? Sì, ma è una grande forza. Se tu hai il coraggio, appunto, che è il coraggio dell'amore, di fare il primo passo significa che sei forte, significa che c'è già tanta presenza di Dio in te. E mentre tu fai il primo passo, ma non per paura di perdere l'altro, ci sarebbe da aprire perché una serata solo su questo, ma perché ami senza paura di perdere, nel momento che fai il primo passo, tu stai già sviluppando un benessere interiore. Perché nel momento che tu già hai voglia di amare, hai voglia di, questa voglia, questi passi portano Dio a manifestarsi nella tua vita e tu inizi già a stare bene. E tu sviluppi un carattere divino. Perché stai facendo il primo passo. Dio non ha aspettato che noi ci convertissimo, ma ha fatto Lui il primo passo verso di noi. Quindi nel momento che abbiamo il coraggio di fare questo primo passo, Dio inizia a manifestarsi. Il più forte. Chi è? Quello che è preoccupato di tutto o quello fiducioso in Dio che... Davvero? Chi è che sta meglio dei due? Beh, è facile, eh. L'ho suggerita un po' troppo. È meglio quello che vuole tenere tutto sotto controllo, tutto, o quello che si fida? Cercate il regno dei cieli e tutto il resto. Avete capito quindi chi è il più forte o chi è il più debole? L'esatto contrario di quello che è nel mondo. Se voi ascoltate il telegiornale, sentite delle cose che sono successe, se riflettete su quello, vedete che chi ha fatto del male era debole. Non ha saputo sopportare, non ha saputo perdonare, non ha saputo fare il primo passo, non ha cercato con la forza una soddisfazione, ha cercato di essere vittorioso, ha cercato giustizia a tutti i costi. E alla fine poi, che cosa ne ha avuto? Che ha fatto del male, che vive il male, che... Ecco che quindi il più forte è quello appunto, quello che nel mondo sembra il più debole. Quindi chi ha vinto, chi sta bene, chi appunto mette in pratica la parola di Dio. Chi entra nella debolezza, chiamiamola così, è il più forte, ma nel momento che c'è questa debolezza c'è la potenza di... Dite come nella mia debolezza si manifesta la potenza di Dio. Se non si manifesta la potenza di Dio è perché forse sono troppo forte, non sto permettendo a Dio di entrare nella mia debolezza, ma sono ancora rigido e mentre sono rigido c'è un rischio che mi... Incontriamo Schwarzenegger e dice ti spiezzo in due. Che idea. E noi gli facciamo Marameo e cade e poi è di nuovo lì e lo mettiamo sotto. Provate a pensare, l'esercizio da fare sarebbe proprio provare a pensare. Quali sono i momenti in cui ci irrigidiamo? Vi siete accorti che quando siamo rigidi stiamo bene? E perché allora stiamo rigidi? Perché è la nostra autodifesa. Perché non abbiamo ancora quella pienezza d'amore di Dio
che ci fa avere fiducia, che ci fa amare in ogni situazione, che ci fa credere. Perché fossimo così, appunto, bam, lasceremmo credere, ci cadere e ci rialzeremmo subito. È un cammino, eh. Però dobbiamo iniziare a vedere qual è il traguardo della nostra vita. Dio attraverso tutto questo ci dice a cosa dobbiamo arrivare. Se non puntiamo a qualcosa non ci arriveremo mai. Bene, andiamo a prendere Giacobbe? Lo riprendiamo? Vediamo se è forte o se è debole. Cos'è l'ultima cosa che aveva fatto la scorsa volta? Lo ricordate, l'abbiamo detto prima? Ha preso un'altra strada e non ha seguito il Signore, gli ha detto: non ho bisogno della difesa, non ho bisogno, mi difendo da solo, quello che ho mi basta. Quindi si è creduto autonomo, autodidatta, auto, ego, io. Vi ricordate? Prende una certa strada, non va con Esaù, quindi non va con Dio che gliel'aveva mandato. E guardate qual è il risultato quando c'è troppo il nostro ego, quando pensiamo alla nostra potenza. Purtroppo siamo al capitolo 34 di Genesi. Genesi 34, versetti 1 seguenti, faremo due capitoli questa sera e concludiamo. Dina, la figlia di Lia che aveva partorito a Giacobbe, quindi figlia di Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, in quel luogo dove erano andati. Ma la notò Sichem, figlio di Camor l'Elveo, principe di quel territorio. La rapì, si coricò con lei facendole violenza. Che bellissimo risultato. Si è trovata nel posto sbagliato. Se Giacobbe era umile e accoglieva quello che Dio gli aveva mandato, non si sarebbe trovato in quel luogo e sua figlia non avrebbe vissuto questo. Quando sarà una cosa, un esercizio di domani mattina, anche di Telegram. Quando ho letto questo ho pensato a Christian e Miriam. Quanto le mie scelte possono influire i figli, gli altri. Le scelte dei politici vanno a influire su uno Stato, sullo Stato economico. La scelta di un Papa finiscono sulla Chiesa. La scelta di un titolare finiscono sull'azienda e sugli operai. La scelta del genitore e così via. Ci siete? La scelta. Se lui era umile, questa cosa non sarebbe successa. Senza entrare nei sensi di colpa né in altro, che non ci serve, noi prendiamo la parola di Dio non come giudizio ma come luce. Quante cose succedono e non sono colpa di Dio, poi gli diamo colpa di Dio, ma se noi conoscessimo questo capiamo che tante cose che succedono sono perché abbiamo fatto delle scelte di testa nostra. Chi te l'aveva detto di scegliere quella persona? Magari Dio ti aveva mandato qualcuno: non ti sposare con quello, la mamma non è per te, o qualcun altro. No, voi non capite, io sono innamorato, mi piace di qua, di là, su e giù. Ma lascia almeno, no, faccio io. E poi ti trovi con dei drammi o altre cose. Adesso, cioè, solo per capire la parola di Dio e questi esempi, la scelta di andare a vivere in un posto piuttosto che nell'altro, piuttosto che certe amicizie, piuttosto che... Quanto è influsso, quando noi ci irrigidiamo, quando quella cosa a tutti i costi, mentre Dio ti parla anche attraverso gli altri e ti dice no. Avevamo visto che l'aveva zoppato, ma quanto pare non abbastanza. Quindi fa quella scelta e avete visto il risultato della testardaggine. Dite testardaggine. Dite: a me non succederà mai perché io non sono testardo. Io sono disponibile a Dio. Sia sempre fatta la sua buona volontà. Lo facciamo sempre, giusto? Quando diciamo sia fatta la tua volontà, la tua buona e giusta volontà, dovremmo dire che è una cosa bella. Invece noi diciamo sia fatta la tua volontà.
mi toglierà qualcosa. Speriamo che non mi senta in questo momento, tanto c'ha 7 miliardi di persone. Sia fatta. No, no. Invece dovremmo dentro di noi, quando diciamo sia fatta la tua volontà, dire la tua buona e giusta volontà. La tua buona e giusta volontà. Perché se la seguiamo ci troviamo nel posto giusto, se non la seguiamo avete visto le conseguenze. Non c'è da scherzare su queste cose. E guardate cosa succede. Poi succede una cosa particolare. Ma poi egli, quest'uomo dice, rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe. Dio gli tocca il cuore, in qualche modo. Dio, nonostante il male, cerca di far andare sempre, sempre bene. Si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto. Quindi disse a Camor suo padre, prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Venne dunque Camor, padre di Sichem, era Sichem che aveva fatto questa cosa con Dina. Quindi venne suo padre, che era fra l'altro il principe, il re di quel luogo dove loro vivevano. Venne dunque Camor da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentirono l'accaduto. Ne furono addolorati e si indignarono molto. Sì? Penso che nessuno farebbe piacere una cosa del genere. Infatti si indignarono, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Forse sono più arrabbiati quindi per la trasgressione del... come una volta, se una figlia rimaneva incinta, era un disonore, cioè non pensavi alla tua figlia, ma era il disonore della famiglia. Quindi, perché la famiglia, ecco la potenza della famiglia, non doveva essere una buona famiglia. Mi hai rovinato. Allora dovevamo fare là? La fuitina, non si dice così, è al sud. Non obbligavano a fare questa cosa. Giovani, sapete cos'è la fuitina? Scappare e sposarsi al volo da qualche parte. Si indignarono per questa cosa. Camor disse a loro, sì che mio figlio è innamorato della vostra figlia, vi prego, dategliela in moglie. Anzi, guardate l'abbondanza di Dio, imparentatevi con noi, voi darete a noi le vostre figlie e voi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione. Potrete risiedervi, percorrere in lungo e in largo e acquistare proprietà. Quindi gli hanno spalancato le braccia. Sichem disse al padre e ai fratelli di lei, possa io trovare grazia agli occhi vostri, vi darò quel che mi chiederete, alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Che bello, cioè, e cosa succede? Versetto 13. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno. L'inganno da dove viene? Il nemico, che è un ingannatore sin dall'inizio, usa la potenza dell'inganno per ingannare. L'inganno è una potenza? È potente o è debole l'inganno? È forte, perché manipola l'altro, porta l'altro a fare delle cose, se ci casca. Il primo peccato è caduto sotto la potenza della menzogna, dell'alcol, della droga, del sesso, dell'arrivismo, di queste cose. C'è una menzogna potente. Guardate, la potenza della menzogna dei soldi. Le persone si ammazzano per i soldi, quindi c'è una potenza dietro la menzogna. Quindi loro parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro, non possiamo fare questo. Ascoltate, gli dissero a Sichem e al padre, a Camor, non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso.
Voi sapete che gli ebrei si circoncidevano. Circoncidevano i figli a che giorno? Se voi siete degli ambrosiani, non lo sapete, siete il primo gennaio, che cosa si fa? La circoncisione di Gesù. Gesù che è stato circonciso, ebreo. Ebreo. Quindi questa storia, partita 1800 anni prima, è arrivata fino ai tempi di Gesù. E ancora un po' dopo, difatti, poi le liti su questo. Ma dicono, guardate, non possiamo, perché noi siamo dei circoncisi e voi non lo siete. Sarebbe disonore per noi. Noi potremmo consentire a questa richiesta di matrimonio solo se voi vi circoncidete. Se circoncidete ogni vostro maschio. Solo in tal caso noi vi daremo le nostre figlie, ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi, diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate, a proposito della circoncisione, prenderemo la ragazza e ce ne andremo. Le parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa. Sti maschi, quando si pigliano una cotta per una donna, fanno di tutto. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa perché amava la figlia di Giacobbe. D'altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio di Sichem alla porta della loro città, parlarono agli uomini della città e dissero: questi uomini sono gente pacifica con noi, abitino pure con noi nel territorio, lo percorrono in lungo e in largo, esso è molto ampio per la loro in ogni direzione. Noi potremmo prendere in moglie le loro figlie, potremmo dare le nostre. Quindi cerca di spiegare a tutti quello che avverrà e dice: solamente dobbiamo circonciderci. Ci siete? Cosa dissero? Circoncidetevi. E la potenza della menzogna. E che cosa succede? Ma il terzo giorno, fra l'altro mentre leggevo è saltato fuori questa, il terzo giorno, giorno di resurrezione o giorno di morte. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, fra l'altro la circoncisione da bambino, una cosa, da adulto, vi ricordate qui a Seregno, quindi qua vicino, quel bambino che era morto, che aveva 7-8 anni o forse qualcuno in più, circonciso non in ospedale ma da qualcuno che poi è morto, difatti poi hanno accusato anche la madre che permetteva queste cose, che erano forse musulmani o erano, che hanno ancora la circoncisione, che è morto quel bambino per la circoncisione, quindi significa che gli ha prodotto febbre alta fino a portare alla morte questo bambino. E qui anche succede la stessa cosa. Il terzo giorno, quando erano sofferenti, quindi avevano la febbre e tutto, i figli di Giacobbe, Simone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la loro spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Hanno usato la legge di Dio per uccidere gli altri. Quante volte magari noi rischiamo di usare le cose di Dio non per il bene ma per... Secondo me sono assurde tutte queste lotte interne che ci sono nella Chiesa in questo momento, e la comunione così e dall'altra, e il prete così e dall'altra. Ci stiamo facendo fuori da soli. Alla fine chi è che sta vincendo? Il diavolo, perché i piccoli sono scandalizzati. Leggi certe frasi su Facebook, c'è delle accuse degli altri, ma ti sembri cristiano accusando, cioè, è assurdo. Qui usarono Dio per far fuori coloro che si erano aperti a loro, li uccisero tutti. Passarono così a fil di spada Camor, suo figlio Sichem, portarono poi via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri, saccheggiarono le città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Vedete la potenza di prima, di perdonare o di non perdonare, di voler la giustizia a tutti i costi oppure di cercare la cosa giusta secondo Dio, che è la misericordia. Loro si fecero forza di loro, di questo disonore, avevano in testa quello, dobbiamo fargliela pagare, hanno usato Dio per fare fuori i nemici, per fare fuori gli altri. Guardate ancora i pessimi risultati di quando, al posto di umiliarti, al posto di far valer la ragione secondo Dio,
continui io. Versetto 30. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: voi mi avete rovinato. La potenza umana cosa ha fatto? Ha portato? Cosa porta la potenza umana? Rovina. Il nostro ego, tutte le volte che ci irrigidiamo davanti a qualcosa e non entriamo nella dinamica della morte e resurrezione, che non entriamo nella dinamica della debolezza nella quale si manifesta la potenza di Dio, portiamo un fallimento, portiamo, dice qua, una rovina. Ci siete? È chiaro? Quelle piante rigide si spezzavano, rovina. L'anno dopo, per anni, non cresce più? Più niente, c'è la rovina. E invece, colui che perdona, colui che vince il bene, il male con il bene, si rialza. Voi mi avete rovinato, rendendomi odiosi agli abitanti della regione, ai Cananei, ai Periziti. Io ho solo pochi uomini. Io solo pochi uomini. Esaù te ne voleva dare prima. Guardate come tornano tutte le cose quando non segui Dio, quando testardo è. Se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno, io sarò annientato con la mia casa. Oh Giacobbe, certo stai dicendo voi mi avete i figli, ma alla fine se tu non arrivavi lì non sarebbe successo tutto. Vedete quanto una scelta sbagliata produce una serie di eventi catastrofici. E se ci troviamo in certe situazioni, perché magari noi ci arrabbiamo con qualcuno, ma magari è iniziato da quanto tempo che poi è dato inizio a tutto questo? Perché è partito? Sicuramente da dell'orgoglio, dalla superbia, da un qualcosa, non ha ceduto, quindi poi questo, quindi poi famiglie. Magari uno ha sbagliato qualcosa con un'altra famiglia, questi al posto di perdonare iniziano a far fuori qualcuno, questi iniziano con gli altri. Famiglie che si sono rovinate economicamente, facendo che cosa? Con gli avvocati, per delle divisioni, per altre cose, alla fine ci hanno perso e l'uno e l'altro. Perché siamo in questa situazione? Prova a risalire. La scelta di Giacobbe, che ha voluto fare di testa sua mentre Dio gli stava aprendo la via alle benedizioni. L'avete preso? Cosa conviene fare quindi? Entrare nella debolezza, tra virgolette debolezza, dell'amore, che poi ti fa vincere. Invece l'ego ti fa sempre perdere in qualche modo. Prima o poi raccogli. Risposero loro: si tratta forse la nostra sorella come una prostituta? Vedete che ci hanno ancora in testa? Cioè, piuttosto lo faccio, andrò in galera, ma quello lo faccio fuori. E tante volte succede quello. La debolezza del perdono ti fa stare bene e non ti fa commettere cose che poi avrebbero dei risvolti negativi. Cioè alla fine poi tu hai fatto fuori l'altro e tu passi una vita poi in carcere. Quindi la potenza ha portato una grande debolezza. Invece la debolezza del perdono, dell'accoglienza, porta una grande potenza. Dite potenza? Potenza. Quanta? Volete arrivare a quello? Bisogna piegarsi, non prostrarsi agli idoli, prostrarsi a Dio e seguire le sue vie. Quindi situazione di pessimo risultato, ma grazie a Dio che non li lascia neanche qua. Andiamo in Genesi 35, proseguiamo. Dio comunque, guardate, si può veramente dire è troppo buono. No, Dio non è troppo buono, Dio è buono, Dio è luce, Dio è vita, Dio è soluzione, Dio è salvezza. Non può che essere così. Quando si dice troppo è perché noi abbiamo i limiti. Invece Dio, non avendo limiti, quando dici buono, è sicuramente troppo per la nostra testa, perché Lui è solo buono, ci siete? È solo luce, è solo grazia. Davanti a quello avrebbe potuto dire adesso restate lì. E invece guardate, Dio disse a Giacobbe, Genesi 35, gli parla direttamente: alzati, sali a Betel e abita là. Quindi era sceso molto in basso.
Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo fratello. Al vero Dio, non a quello che ti sei fatto tu come la scorsa volta. Abbiamo visto che poi alla fine si è fatto l'altare. No, stavolta gli dice: adesso vai a fare l'altare a quello che ti ha dato tutte le benedizioni, a quello che ti ha dato la vita, a quello che ti ha dato la moglie, a quello che ti ha dato. Vai a Lui, devi fare un altare, non a te stesso, non alle tue scelte. Ci siete? Sali verso il Monte Santo e lì allora. Allora Giacobbe, qui non c'è la spiegazione del perché, ma fa la scelta che dobbiamo fare questa sera noi, se vogliamo essere vittoriosi. Giacobbe allora disse alla sua famiglia, quanti erano con lui: eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Cambiare gli abiti significa conversione. Significa prendere un altro habitus, un'altra abitudine. Al posto dell'abitudine idolatrica, al posto dell'abitudine io, il nuovo vestito sarà Dio. Dio, ci rivestiamo di Cristo. Quindi cosa fa? Eliminano tutti gli dei stranieri, si purificano e cambiano il loro modo di pensare da quel momento. Cambiano il loro di pensare a quel momento. Poi alziamoci e andiamo a Betel, nel senso che se tu non fai queste cose, tu puoi andare in chiesa, ma non sei arrivato a Betel, casa di Dio, non ci sei arrivato. Pensi di essere in chiesa, ma non lo sei. Sei nei luoghi, ma non in Dio. Perché c'è ancora i tuoi idoli, la tua forza. E quindi gli dice: purificatevi. E tutti obbediscono alla profezia che viene fuori dal capogruppo, la profezia che viene fuori dal padre di famiglia, la profezia che viene fuori obbedita da... Guardate, dice: essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei degli stranieri che possedevano, i pendenti che avevano gli orecchi, Giacobbe li sotterrò sotto la quercia di Sichem. E che cosa succede a questo punto nella loro debolezza? Far fuori gli dèi significa: confido solo più in Dio. Oddio, non ho più il portafortuna, non ho più questo, non ho più, ho perso soldi, ho perso il lavoro, ho perso, magari era il tuo idolo, magari ti poggiavi su quelle cose. Questa volta gli dice: togliete via quelle cose. Loro lo fanno e guardate cosa succede. Poi partirono e un grande terrore assalì le città all'intorno, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Il miracolo. Cosa succede? Che Dio in qualche modo agisce e blocca le potenze del male che volevano farli fuori. Ci siete? Ce l'avete? Ce l'avete come storia? Può essere la nostra storia, che finché non eliminiamo tutto, allora gli altri possono avere autorità. Nel momento che eliminiamo la nostra egolatria, il nostro idolo al denaro, al successo, questo, quell'altro, al potere, all'avere, quando noi eliminiamo quello, allora Dio si occupa di noi bloccando le forze del nemico. Bello, no? Non hanno dovuto pregare: Dio difendici dal male. Hanno dovuto eliminare il male che era nel loro cuore, che erano gli idoli, che era la loro potenza. Sono entrati nella debolezza. Signore, solo tu. Facciamo fuori tutto e proclamiamo che solo tu sei il Signore. Loro partirono solo e Dio pensò ai nemici. Finché appunto arrivò in quel luogo dove Dio lo stava aspettando. Versetto 9: Dio apparve un'altra volta a Giacobbe durante il ritorno da Paddan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome. Così lo chiamò Israele. Oh, non sembra strano, non l'avevamo già incontrato il cambio del nome? Quando l'aveva? Non era stato azzoppato abbastanza, si era ancora rialzato e quindi non era diventato Israele, era ridiventato Giacobbe. Difatti ancora ha cercato di tutto col fratello. E noi siamo così, dobbiamo prendere, come poi è successo lì, un'altra legnata. Non so che non vi piace, non mi piace, ma meno male che ne arriva un'altra, perché forse eliminiamo gli dèi. E finalmente Dio lo chiama. Difatti così lo chiamò Israele.
E chiamare una persona per la Bibbia significa definirla secondo quel nome, dargli la profezia che è contenuta in quel nome. Israele significa? Hai vinto con Dio e con gli uomini, sei vittorioso. Ora sì che sei vittorioso. Perché? Perché non hai più nessun idolo, ma hai solo più Dio. Allora sei vittorioso, adesso sì. Ci siete? Le azzoppature, nel momento che sentiamo ancora rigidità, Dio forse sta lavorando in quel momento, attraverso quell'evento che ci fa male, lavora sul nostro io. Se noi, è molto semplice, se siamo rigidi è perché c'è ancora qualcosa dentro di noi che non è pienamente in Dio e quindi va ancora piegato. Se noi riusciamo a piegarci a Dio in quella situazione che ci azzoppa, allora Dio ci benedirà, c'è scritto qua, e realizzerà il nome. Adesso lo sei. C'è voluto del tempo per questa trasformazione. Mi ricordo quando mi diedero il nome nuovo, per diverso tempo ho dovuto pregarlo, proclamarlo, e ci ha messo del tempo Dio per realizzarlo. Ha dovuto azzopparmi più volte perché ancora scappavo. Noi scappiamo, non ci fidiamo veramente di Dio, perché nulla manca a coloro che temono il Signore. Se ancora manca qualcosa è perché c'è ancora qualcosa che va per conto suo. Il nostro io è duro a morire, non il vero se stesso, perché Dio vuole esaltare l'uomo vivente, la gloria di Dio, ma non l'io. Se avete afferrato dite amen. Ok? Finalmente è vittorioso. Siamo nell'anno? Quando è che saremo vittoriosi? Tu dici ora, ma quando è quell'ora? Quando abbiamo purificato. Quando in quell'area della vita abbiamo ceduto lo spazio a Dio. Guardate che quando abbiamo ceduto lo spazio a Dio, lì siamo vittoriosi. Non c'è santo che tenga, non c'è diavolo che tenga. Perché, come abbiamo visto, Dio si occupa, fa scendere il terrore sul diavolo che ha paura e che se ne deve andare, non ci può più toccare. Preghiere di protezione, mille cose. La più grande preghiera è eliminare tutto e dire: Gesù, sei il mio Signore e Salvatore. Non avrò, il primo comandamento è? Non avrò altro Dio all'infuori di te. E poi tutti gli altri hanno senso se parti dal primo. Ma se non hai il primo, gli altri comandamenti non hanno senso. Quindi dobbiamo proprio partire Dio. O io o Dio. O le altre cose o Dio. O il denaro o Dio. O io o Mammona. Lo ricordate? O Dio o Mammona. Quindi, ma non ci piace questa parola, potete dirmi. La parola non è che deve piacerci. La parola ci indica una via. Se vogliamo essere vittoriosi dobbiamo eliminare tutti gli dèi. Se siamo ancora perdenti in qualche area è perché c'è ancora qualcosa. Se ci rigidiamo ancora in qualche area è perché sta lavorando in quell'area. Dobbiamo imparare a pregare, comprendere, cedere quest'area al Signore. Il Signore la conquisterà e noi appunto saremo deboli e quindi potenti di Dio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato, casa di Dio. Quando ascoltiamo Dio, veramente quella diventa la casa di Dio. Bene. Andiamo pure a pregare. C'avevo un passo di Gesù, ma quando Gesù lo arrestano, arriva Giuda e come lo chiama? Amico. Non ha nessun nemico Gesù. Gli altri si pongono come nemici, ma lui vince anche Giuda, amico. Per questo tu sei qua, amico. Cioè, lascia scivolare, amico, non si irrigidisce. Signore, dacci questo cuore. Dacci questo cuore, staremo bene in ogni situazione, non ci toccheranno più. E vi ricordate cosa succede in quel momento? Salta fuori qualcuno. Pietro, e cosa fa? Prende la spada e gli taglia l'orecchio. Gesù gli dice: rimetti la tua spada, rimetti la tua potenza, perché quelli che prendono la spada, di spada moriranno; quelli che pensano di far valere le ragioni, cadranno ancora di più.
Questa è molto chiara. Non credi che io possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli, cioè... Ma non era quello il tempo di essere vittorioso in quel modo? Lo sarà nella resurrezione. Quindi, se Dio non interviene, è perché c'è qualcosa in quel momento che va piegato in noi. E non dobbiamo combattere con la spada dell'orgoglio e dell'altro, ma con la spada della parola di Dio, con l'umiltà. Entriamo in quella morte e Dio ci riporterà in vita. Gesù resterà solo nella debolezza della carne, ma nella potenza dello spirito, e saremo più che vittoriosi. Va bene, iniziamo a pregare? Seconda Corinzi 13:4 dice che Gesù fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Si è consegnato, sembrava una debolezza, ma è stata una potenza, perché il Padre l'ha risuscitato dai morti, adesso alla destra del Padre, e sarà Lui a giudicare tutti. Dice: anche noi siamo deboli in Gesù, ma quindi in Lui abbiamo potenza di Dio, addirittura a vostro vantaggio. Vittoriosi come Gesù. Bene, mettiamoci a pregare perché è l'ultima serata. E poi da domani il Signore inizierà ad azzopparci. No? Già iniziamo. Non irrigidiamoci, appunto. Quando qualcosa dobbiamo capire, forse dobbiamo entrare di più nel problema. Quando due o tre ti dicono qualcosa e ti fa un po' male, no, non capisci. Magari invece è Dio che ti sta parlando e tu poi vuoi scappare, e poi più avanti, se non ti pieghi prima, ti piegherai dopo, ma con qualcosa di più brutto ancora. Non mi piace questo, ma è la legge spirituale. Dio non può farci niente, perché Dio ci manda i suoi profeti, ci manda qualcuno a dirci le cose. Vi ricordate i tre passaggi? Parla al nostro cuore, ci parla attraverso le persone, parla attraverso gli eventi, e fa sempre così. E gli eventi che stanno succedendo adesso, bruttissima questa febbre in Cina, ma ci fa rendere conto che una superpotenza come la Cina sta crollando a livello economico per certe cose. Dici: ah, ma dov'è la tua potenza? Non era in Dio, ma era nel denaro, in tutte le cose. Ce la stiamo facendo sotto tutti. Se sono vere certe profezie del passato, che sarebbe partita proprio dalla Cina una distruzione mondiale, e se è vera questa, quelli potenti moriranno, i deboli in Cristo vivranno. Vedete come una cosa che è dei giorni nostri la possiamo vivere in un modo o nell'altro. Se noi ascoltiamo Dio, riusciremo a vivere anche questi tempi. Guardate, la debolezza, la superpotenza è piegata da un virus. Da un virus che contagerà anche altri. Vedete, il padre sbaglia e poi va a finire anche gli altri. Rileggiamo la storia, la parola di Dio. È lettura di storia sempre, è lettura di storia. Ma noi siamo, ecco, il segno di essere deboli. Questo è il segno della debolezza. La croce, il segno della debolezza. Va bene, Signore, va bene, eccomi. Muoio a me stesso. Nel momento che fai così, allora Dio ti prende. Allora Dio ti prende e ti fa vivere, ti fa rivivere. Nel momento che ti pieghi, poi rialzi. Gloria a Dio. E allora ci alziamo? Ci alziamo? Perché Dio ci fa alzare. Noi diciamo: Padre, vieni in me, voglio essere tuo figlio. Sì, ma essere tuo figlio significa arrivare a dire, come dice San Paolo in Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco il segno. Glielo diciamo assieme? Guardatevi solo da quello di fianco, non dategli una botta, altrimenti l'ha zoppato, non l'ha steso. Non sono più io. Chicchirichi. Chi è che ha fatto chicchirichi? Il gallo. E a chi gliel'ha fatto capire che era un chicchirichi? Pietro, chicchirichi, non ti tradire mai, io. Fai down, vola basso, Pietro, prima che il gallo canti tu mi tradirai. Ma va,
Io, Dio non capisci. Io. Vabbè, ti aspetto domani mattina. Pianse amaramente, meno male. Così non andò a impiccarsi come fece qualcun altro. Meno male che poi ha riconosciuto la sua debolezza. E così, Signore, è poi andato, mi ami tu, e gli ha ridato il mandato, ridato la vita. Che bello, che bella parola di Dio che ci insegna tutte queste cose. Non sono più io, dillo ancora, non sono più io. Io sono solo un chicchirichì. Ditelo seriamente. Io sono un po' chicchirichì. Coco, ecco. Sono un po' io. E lì ho girato al contrario, fa? Oi. L'io? Oi. Oppure io. Quando diciamo io siamo degli asini. Non io, ma Cristo, ma Dio vive in me con la sua potenza e mi libera e mi guarisce e mi sana. Signore, siamo qui davanti a te, tu sei qui, ci stavi aspettando per insegnarci questo, per non doverci azzoppare, per non dover farci raccogliere delle cose brutte. Tu ci vuoi realizzare in te, oh Signore, hai un progetto per ognuno di noi, hai una vita per ognuno di noi. Ma noi tante volte ci vantiamo, vogliamo, oh Signore, ancora vedere qual è il nostro vanto, qual è il nostro orgoglio, qual è il tuo orgoglio, fratello o sorella, qual è il tuo vanto, di che cosa ti vanti? Cosa hai paura che gli altri vedano di te che mascheri? Come ti presenti agli altri? In che modo parli agli altri? Sei una persona trasparente? Sei trasparente? O come fecero i figli di Giacobbe, a volte usiamo anche Dio per i nostri scopi? Usiamo l'io, usiamo Dio per i nostri scopi? Siamo trasparenti? Abbiamo raggiunto quella maturità che sappiamo che possiamo essere trasparenti, tanto gli altri non possono toccarci perché siamo pieni di Dio? Qual è quella parte di te che è ancora rigida? Forse nell'affettività, forse nel denaro, forse nelle relazioni, forse nei sogni, forse nel futuro, nel passato. In che cosa sei ancora rigido? In che cosa ti accorgi che sei ancora nervoso? Qual è quell'area nella quale c'è quindi ancora il dubbio? Qual è quell'area? Qual è quell'area che usi degli idoli? O quali sono le cose di cui tu hai fatto gli idoli? Ti sei fatto degli idoli? Può essere anche la moglie, il marito, la fidanzata, il fidanzato, i figli. Può essere qualcuno, un carismatico. Può essere anche un luogo, Medjugorje, per tanti è un'idolatria. Può diventare un'idolatria anche quello. Ad un certo punto, difatti, Dio disse di distruggere quel legno sul quale c'era il serpente che aveva portato guarigione, ma a un certo punto ne avevano fatto un idolo e non seguivano più Dio, ma quell'idolo solo. Qual è quell'idolo da distruggere in questo momento? Che ti sembra che ti abbia fatto del bene, che tu pensi che ti faccia del bene, tu cerchi consolazione da quella cosa. Ma se non è in Dio, è un idolo. Se non c'è Dio, tu stai scappando, stai facendo di testa tua e non ci sarà protezione. E allora in questo momento, anche se ci fa male, mettiamo queste cose ai piedi della croce. Portiamo, chiamiamola per nome, portiamola ai piedi della croce. Portiamo lì questi nostri idoli. Portiamo lì il denaro, i nostri averi, le nostre relazioni, i nostri sogni, portiamoli ai piedi della croce. Se reggeranno lì, se reggeranno la croce, allora sono veri. Se passano attraverso la croce, allora vengono da Dio e ci sarà resurrezione.
portiamoli lì senza paura di perdere, perché se la cosa è vera si rafforzerà, se la cosa non è vera la perderemo, ma come disse Gesù, chi perde qualcosa per me ce l'avrà 100 volte tanto, sempre vittoriosi siamo. Non avere paura di perdere qualcosa, perché tanto se non è in Dio l'hai già persa. Se quella cosa, se quella persona, se quel sogno non è in Dio, ti farà del male. Magari in questo momento ti fa provare piacere, ma il piacere non è detto che sia giustizia. Portiamo tutto ai piedi della croce per ripartire da lì. Lì possiamo salire e scoprire il nostro vero nome. Lì ai piedi della croce possiamo salire e andare a trovare il nostro pieno destino. Lì ai piedi della croce veniamo difesi da tutti i nemici. Andiamo lì, purifichiamoci, lasciamo lì tutti gli idoli, come fece fare Giacobbe ai suoi figli, come fece fare Giacobbe a tutto il popolo, perché era un popolo, era un casato. Quello che Abramo disse, che Giacobbe disse, lo dico io a voi in questo momento, e lo dico anche a me stesso, lo dico a te che segui da casa. Purifichiamoci, allora poi Dio funzionerà nella nostra vita. Purifichiamoci, allora sì che saliremo sul Monte Santo. Chi ha mani innocenti, cuore puro, chi non usa la lingua menzognera contro il fratello, contro la sorella, chi non parla più male degli altri, allora sì che sale e permette a Dio di agire. Sì che sale e riceve le benedizioni, sì che sale ed entra nel nome nuovo. Scegli, siamo lì, dobbiamo scegliere. Siamo proprio costretti a scegliere in questo momento. C'è una costrizione, o scegliamo Dio, o scegliamo Mammona, o scegliamo gli altri, o scegliamo. O rimaniamo rigidi e ci spezzeremo, oppure in questo momento ci pieghiamo a Dio, alla sua volontà. Ma che significa metterci nel palmo della sua mano e farci portare da Lui? Significa permettere che sia Dio ad agire. Che sia Dio a darci il nome, che sia Dio a benedirci, che sia Dio a custodirci, che sia Dio a riempirci, che sia Dio, tutto Dio in noi, non più io ma Dio. Siamo costretti in questo momento a scegliere, e la scelta di questo momento varrà il nostro futuro. Prima di scegliere, prova a pensare, vuoi star bene o vuoi star male? Vuoi vincere o vuoi perdere? Vuoi essere come quel salice che sarà vittorioso, o vuoi essere come quegli alberi in cui si spezzeranno i rami? Cosa vuoi essere? Prima di scegliere, chiediti chi vuoi essere, perché quello ti dà la motivazione della scelta. Vuoi realizzarti? Vuoi il nome nuovo? Vuoi la vita piena? Vuoi la pienezza di Dio? Vuoi la realizzazione? La vuoi? E allora tutto ai piedi della croce. Purifichiamo, diciamo rinuncio agli idoli in questo momento, diciamolo, proclamiamolo, rinunciamo ai nostri idoli, rinunciamo ai legami sbagliati, a costo di perdere qualcosa e qualcuno, noi rinunciamo Gesù. Tagliamo, fallo, taglia in questo momento, taglia, deponi nelle mani di Gesù, taglia, lascia. Lascia, magari mentre tu stai dicendo lascia, ti accorgi che ti fa male il cuore, ti fa male la pancia, significa che era diventato un idolo. Taglia. Dio ti darà di più, taglia, non ti preoccupare, non c'è perdita in Dio, ma c'è sempre guadagno. Mentre nel nemico c'è un guadagno apparente e poi una grande perdita. Scegliamo in questo momento, rinuncio veramente al nemico, rinuncio ai benefici del nemico, rinuncio a quelle amicizie sbagliate, rinuncio a fare dell'altra persona il mio idolo, rinuncio a pretendere dagli altri, rinuncio Signore, credendo che sei Tu Signore che mi benedirai, credendo che sei Tu Signore a darmi la pienezza. Signore, rinuncio a tutto questo perché voglio essere riempito di Te. Adesso alza le tue braccia e digli: Padre, vieni in me. Padre, vieni in me, ora che abbiamo rinunciato a tutto. Padre, voglio essere pieno della Tua grazia, pieno di Te. Voglio essere ripieno di vita.
Voglio essere ripieno della tua grazia, della tua luce, della tua benedizione. Voglio te, Signore, in me. Voglio te, Signore, che sei verità, che sei verità, che sei verità, e quindi vita in abbondanza. Voglio te, Gesù. Voglio essere strapieno di te, Signore, traboccare di vita, traboccare di vita, traboccare di benedizioni. Voglio te. Voglio essere tuo figlio, figlio docile che cammina con te verso la terra promessa. Voglio essere docile perché sarò benedetto io e sarà benedetta tutta la mia famiglia, perché sarò benedetto così tanto che diventerò una grande benedizione. Sarò così benedetto che morirò un giorno sazio di giorni, realizzato e felice. Sì, Signore, scelgo proprio questa cosa e voglio essere pieno di te da questo momento. Tuo figlio, tuo figlio, tuo figlio. Padre, vieni in me, voglio essere tuo figlio. Padre, vieni in me, salvami, donami la vita. Rimani così, salvami, donami vita. Sì, Signore, io ti appartengo. Io ti appartengo, sono tuo ormai. Sono tuo, sono tuo, sono tuo, diglielo, sono tuo, ti appartengo, guidami tu, fai tu, confido in te, mi fido di te. Grazie Signore, so che realizzerai il nome nuovo, grazie Gesù, grazie che mi realizzerai in te, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie che mi realizzi in te, Signore, grazie Signore, che mi custodirai, mi proteggerai dal male. Grazie Gesù, che mi farai solo del bene. Grazie Gesù, grazie Gesù, perché troverò la via, che sei tu, e arriverò alla vita e la vita in abbondanza. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie, grazie Gesù. Grazie Gesù, perché io ti appartengo e tu sai dove guidarmi. Grazie, grazie Signore, grazie Gesù, grazie, grazie, grazie Signore, perché tu sei il mio tutto. Grazie, Signore. E io sono tutto in te. Grazie, Signore. Tu sei tutto in me, io tutto in te, tutto in te, tu tutto in me. Tutto, tutto ti appartiene adesso. E lo lasciamo lì, nelle tue mani, affinché tu possa guidare, possa aumentare, possa togliere, possa fare. Signore, ci fidiamo di te, ci fidiamo di te, e nel palmo della tua mano il nemico non arriva più, non ci ingannerà più con la menzogna, non avrà più autorità su niente, perché noi siamo tuoi, gregge del tuo pascolo, che guidi verso la terra promessa e ci rendi più che vittoriosi. Sono più che vittorioso, sono più che vittorioso, sono più che vittorioso. Vincerò ogni sfida, vincerò ogni problema, vedrò la soluzione, entrerò nella terra promessa, mi realizzerò, vivrò in pienezza. Inizia a profetizzare le cose. Grazie Signore, perché sarò benedetto con ogni benedizione, sarò protetto e custodito da te. Vivrò la pienezza, vivrò la pienezza, vedrò realizzarsi le tue promesse. Mentre tieni gli occhi chiusi, mentre dici, visualizza queste cose. Grazie, grazie Signore, grazie, grazie. Anzi, le visualizzi e poi le chiami ad esistere, perché Dio attraverso te adesso, se non sei più tu a vivere ma Cristo vive in te, non sei tu ma è Cristo che parla, e quello che Cristo diceva faceva diventare. Grazie perché avverrà, avverrà, avverrà. Grazie perché in te mi realizzo. Grazie perché in te vivo. Grazie perché in te mi muovo. Grazie perché in te sono protetto, sono custodito. Grazie perché in te avrò vita, vita, vita in pienezza. Grazie Signore, grazie. Gloria a te, oh Signore, grazie. Grazie perché ti ho trovato, tu mi hai trovato. Grazie perché ora divento la persona nuova. Grazie perché nella mia debolezza si manifesta la tua potenza, in questa mia debolezza si manifesta la tua potenza, in questa mia debolezza si manifesta la tua potenza, e io vedrò la tua gloria.
e io vedrò la tua gloria, e io vedrò la tua gloria, e anche gli altri vedranno la tua gloria in me, e anche gli altri vedranno che hai agito in me, e anche gli altri mi chiederanno: ma cosa ti è successo? E anche gli altri diranno: ma come sei fortunato? E noi diremo: la mia fortuna si chiama Gesù. Ecco il mio portafortuna, Gesù, Gesù, Gesù. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Al Dio senza limiti che viene nei nostri limiti per realizzare la nostra vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora invochiamo la benedizione di questo Dio. C'è scritto che incontrò di nuovo Giacobbe e la prima cosa lo benedisse. Signore, siamo quei Giacobbe che tu benedici in questo momento e ci cambi il nome, Signore. Grazie. Grazie, Signore. Questo segno di croce che noi tracciamo significa che moriamo al vecchio nome, riceviamo la tua benedizione ed entriamo nel nome nuovo. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna passando per la terra promessa. Amen, 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 alleluia ancora al Signore, gloria a Dio. Dio vi benedica, vi abbraccio nel nome del Signore e ci vediamo nei prossimi incontri.